Secondo voi io posso essere una risorsa per il paese? Prima di rispondere però a questa domanda, cerchiamo di capire che cosa vuol dire essere una risorsa per il paese. La prima cosa che ci può venire in mente è che una persona possa essere una risorsa per l'economia di un paese. Immaginate tutte quelle persone che con le loro attività favoriscono il benessere economico del paese. Ma le risorse di un paese non sono soltanto economiche, possono anche essere artistiche, pittori, scrittori, musicisti, o magari possono essere sportive, oppure possono essere culturali. Cosa vuol dire? Magari una persona con se stesso, con il suo modo di essere, con il suo stile di vita, può aiutarci a oltrepassare i nostri limiti, ad ampliare la visione sugli altri e, perché no, anche a cambiare la mentalità di un paese. Ma torniamo alla domanda iniziale. Allora io posso essere una risorsa per il paese? Allora, non so se ve ne siete accorti, ma io sono una persona disabile. Lo so, eravate distratti dalla mia straripante bellezza e non ve ne siete accorti. Vedo la signora qui annuisce. Ma io lo sono davvero, ve lo giuro. Vi ho anche portato il mio pedigree, quello che ha diagnosticato a quale razza io appartengo. Eccolo qua, CMT1A. È bello scritto così, sembra quasi una formula magica. In realtà sono le iniziali dei medici che hanno scoperto questa malattia. È una malattia neuropatica, colpisce i nervi e per induzione i muscoli. È ereditaria, ma tendenzialmente non è così aggressiva. Ce l'ha mia madre, però se la guardate sembra che non abbia nulla. E invece con me è stata particolarmente aggressiva. Gli sono piaciuto proprio tanto, non mi ha mai mollato, mi ha voluto plasmare come voleva. Avete presente il gioco degli Shanghai? Ecco, io credo che il mio creatore abbia fatto la stessa cosa con le mie ossa. Shanghai si gioca così, 41 bastoncini di plastica. Li prendi, li butti sul tavolo così, senza un senso logico. Con le mie ossa hanno fatto così, l'hanno buttate sulla terra, sono nato io senza un senso logico. E devo dire che in alcuni momenti della giornata anche senza un senso pratico, ma questo è un altro discorso. Vi ho convinto che sono veramente disabile. Oppure vi devo raccontare che esco soltanto per fare del bricolage accompagnato dalla mia badante russa, o che non ho mai avuto relazioni, o che sono un angelo asessuato. No, mi dispiace, ma sotto questo aspetto non vi posso rassicurare. E a tal proposito vi ho portato una serie di diapositive che vi faranno vedere nel dettaglio tutte le posizioni che io posso praticare con la mia compagna. E ridete. Partiamo con la prima diapositiva. Paura, stavo scherzando anche perché mi ci vorrebbero dalle 3 alle 4 ore per spiegarle tutte. Sì, ho capito, ma allora sei o no una risorsa per il paese? E poi che cosa vuol dire questa cosa che fa il love coach? Ci trovi la fidanzata o il fidanzato? No, questo rischio lo lascio a voi. Cerco di spiegarvi meglio. Un po' di tempo fa una ragazza mi scrisse: Max, ma io che cosa posso fare per sentirmi bella? E io gli ho risposto: sentirti bella. Ecco, diciamo che un love coach
non aggiunge un qualcosa alle persone, casomai cerca di tirar fuori dalle persone quello che loro già posseggono. Cerca di spronarvi, di tirar fuori le vostre qualità, di enfatizzare ciò che vi distingue. Sapete, nei miei primi 30 anni, quando vivevo in una piccola cittadina della Toscana, a Piombino, io non ero così, ero molto timido, ero molto introverso. Avevo il terrore che le persone fossero condizionate dal mio aspetto e quindi anche i loro atteggiamenti nei miei confronti. E quindi ero condizionato anch'io verso di loro. Insomma, era un cane che si mordeva la coda. Poi ai tempi non c'era internet. E quindi praticamente la prima cosa che tu vedevi di una persona era l'aspetto fisico. Utilizzavi solo gli occhi. Quando è arrivato internet è cambiato tutto. E voi direte perché? Perché la prima cosa che si conosceva di una persona erano i suoi pensieri, non l'aspetto fisico. Non è come adesso con Facebook, che potete vedere le foto, magari come sta in costume, magari che lavoro fa, magari potete vedere dove vive e anche quello che pensa a seconda di quello che pubblica nella sua bacheca. Ai tempi non c'era tutto questo. Io mi ricordo la prima chat che si chiamava C6, mi sembra, e c'era solo il nickname. Quindi, non so, trovavi Fragolina 86, che poi poteva anche essere Fragolino 86, ma tanto non lo sapevi, non c'era nulla. E iniziavi a tirar fuori i tuoi pensieri. Io allora mi sentivo più sicuro, non c'era il filtro del corpo. Ho scoperto ben presto che le donne hanno una caratteristica meravigliosa. Allora, se le colpite alla testa, metaforicamente parlando, tutto il resto si trasforma. Passate da rospi a principi anche senza essere baciati. E allora sciolinavo le mie letture shakespeariane, i grandi classici. E quindi mi davo da fare. Cioè, non è che basta scrivere ciao, sono Marco, ho 30 anni e sono molto sensibile. E tutte le donne lì ai tuoi piedi. No! Ci si deve dare da fare. Un love coach fa anche questo. Cerca di spronarvi. Mi è capitato spesso di sentire la frase nessuno mi vuole. Ma secondo me la domanda è posta in maniera errata. Non ti devi chiedere perché nessuno mi vuole, ma casomai perché qualcuno debba volere proprio me. Tutto va conquistato. Ma io non mi sento bella, io non mi sento bello. Ma scusate, per voi che cosa significa sentirsi belli? Qual è il concetto di belli? È quello di bello, di bellezza? È quello passato dai media, dalle TV, dalle riviste? Oppure per voi il bello è un qualcosa di unico, un qualcosa di diverso dal solito? Vabbè, ora non voglio scomodare il detto donna baffuta sempre piaciuta, però de gustibus. C'era una ragazza, una mia amica un po' di tempo fa, che aveva un neo proprio qui in mezzo alla fronte. A me piaceva moltissimo quel neo, poi all'improvviso è scomparso. Io pensavo fosse una cosa di salute. Invece mi ha detto no, è per estetica, ma era meravigliosa, la rendeva un po' unica, quasi indiana, è un suo segno di distinzione, un po' come il nasone di Penelope Cruz. Qualcuno può dire che l'attrice non sia affascinante, sì, qualcuno potrebbe dirlo, ma anche in quel caso de gustibus. Ma voi, ditemi una cosa, avete mai visto disabili, persone disabili in televisione? Sì, l'avete viste persone disabili in televisione. Ma per quale motivo? Principalmente sono sempre due. O è una raccolta fondi per la ricerca, il che va benissimo, per carità. Oppure magari perché sono eroi dello sport. Ma persone disabili in televisione che non parlano di disabilità, l'avete mai visti?
cioè veramente sembra che noi 24 ore su 24 si parli soltanto di disabilità. Tra l'altro mi sto rendendo conto che lo sto facendo pure io adesso, ma perdonatemi. Torniamo alle pubblicità, ad esempio, scusate, ma è mai possibile che anche per una pubblicità di un dentifricio ci debba essere una donna o un uomo perfetti? Non bastano i denti perfetti, tutto il corpo deve essere perfetto. Ma se una pubblicità di un dentifricio la facessi io, come persona disabile, quale sarebbe il problema? E voi direte, ma perché la devi fare te? E io vi dico, e perché no? Magari vi aiuterebbe un pochino ad abituare i vostri occhi alla diversità. Esempio, io qualche anno fa sono stato in un paesino in montagna con un pulmino di quelli che hanno il sollevatore elettrico per le carrozzine. Quando sono arrivato, questi del paesino erano 300 anime, oddio, è arrivato un marziano, quella è la sua astronave. Diciamo che quando mi hanno visto è stata una conferma per loro, però questo è un altro discorso. Ma se io faccio la stessa cosa a Londra, o a Parigi, o a Roma a trovarne un pulmino accessibile, però è un altro discorso, nessuno mi si fila. Perché? Perché sono abituati. Quello che voglio dirvi è che se la vostra ricerca è quella di inseguire un prototipo di bellezza, magari come uno specchio riflesso, dettato dalle pubblicità o da tutto il resto, potrebbe nascere un problema. Quale problema? Che magari un giorno il vostro specchio vi guarda, dopo ore, magari ore, passate dal chirurgo e vi chiede, ma tu chi sei? Allora, bisognerebbe invece enfatizzare le vostre distinzioni, le vostre diversità, non omologarle a tutto il resto, alimentare le vostre abilità. Allora, voi bipedi, voi sì, vi sentite abili o disabili? Un esempio, ci sono delle persone con disabilità tipo autistici che hanno però delle grandi capacità. Alcuni di loro sono eccezionali in matematica. Quindi magari voi sarete molto abili in alcune cose e molto disabili in altre. Senza offesa. Quello che io vi voglio lasciare oggi, se riesco, è uno sguardo nuovo, degli occhi nuovi. Marcel Proust diceva: un vero viaggio di scoperta non è trovare nuove terre, ma è avere nuovi occhi, magari gli occhi artistici, gli occhi di un pittore. Potreste mai dire voi che un Michelangelo, un quadro suo, è più bello o più brutto di un quadro di Picasso, oggettivamente parlando? No, magari potreste dare un giudizio soggettivo, ma oggettivamente parlando entrambe le opere sono bellissime. Io non amo quando mi si dice ma tu sei come gli altri, io ti vedo per quello che sei, io amo quello che è dentro di te, io amo la tua essenza, che mi sembra un po' etereo, perché su questa terra non siamo solo essenza, siamo anche presenza. Preferisco sentirmi dire, no Max, guarda, lo vedo benissimo che sei disabile, lo vedo benissimo che sei diverso dagli altri, ma io ti amo lo stesso, per quello che sei dentro e per quello che sei fuori. E io vedo me come un Picasso, vedo il mio corpo come un Picasso. Io quando guardo il mio corpo lo vedo così. Non è facile da guardare, da comprendere, da amare, ma rimane un Picasso. Se tu lo sai osservare, se tu lo sai comprendere, se tu lo sai amare, lo ami perché è un Picasso, perché è unico, come unico è un Picasso. Quindi magari da domani, quando uscite per strada e vedete delle persone, non vi soffermate soltanto alla curiosità del loro aspetto,
magari quella persona lì potrebbe essere una risorsa per il paese, o magari potrebbe essere una risorsa per voi. Ma in entrambi i casi, comunque, ne vale la pena di conoscerla. Parola di Coach. Grazie.